Ben ritornate a questo incontro settimanale con Laboratorio Salute. Devo dire che con grande piacere ospito ogni settimana dei volti, dei personaggi che voi amate, che già conoscete, e alcune volte vi presento dei volti nuovi. Con loro affrontiamo degli argomenti ovviamente dedicati alla salute, alla crescita interiore, alla spiritualità, alla riabilitazione e al benessere. Incomincio subito con il presentarli perché abbiamo una scaletta ricchissima di argomenti. È un volto che voi conoscete, è già stato qua da me ospite diverse volte al Laboratorio Salute. Abbiamo parlato ovviamente di diversi argomenti, ma questa volta insieme al dottore Fabrizio Reggiani, buonasera e ben ritornato. Buonasera, continuiamo a parlare del nuovo metodo, nuovo poi non tanto perché diciamo la verità che ha già 4-5 anni, è stato ideato, fondato dal suo ideatore nel 2011, dal dottore Zangirolami, di questo metodo che praticamente è naturale e fisiologico, che tutti possono seguire indipendentemente dall'età e senza l'assunzione di farmaci, integratori sostitutivi dei pasti, che permette di perdere peso senza difficoltà, ovvero senza mangiare poco. Esatto. Da qui anche il titolo del libro che è, come si dice, intitolato così, chi ha detto che per dimagrire bisogna mangiare poco. Esattamente. Allora, dottore Fabrizio, diciamo che lei, tu, preferisci un colloquio più amichevole, quindi per me è ben accetto darci del tu in trasmissione, mi rende anche felice. Cioè, è nata questa sorta di collaborazione con noi, tra le altre cose abbiamo fatto questa prima trasmissione quest'estate, esatto, sul metodo Zangirolami a luglio, esatto. E devo dire che c'è stato un grande riscontro tra i telespettatori. Assolutamente sì. Allora, innanzitutto Fabrizio, come sta? Ci siamo lasciati da un paio di mesi. Ma sì, oddio, dai, se tiriamo avanti, si invecchia, si cerca di invecchiare al meglio. Allora, tu sei referente del centro medico appunto di questo metodo Zangirolami di Milano. Esattamente. Perché lui è originario di Trento. Di Trento, esatto. E sta un po' divulgando in tutte le regioni qui del nord Italia. Sì, diciamo. Ma non solo qua da noi, perché so che lei quest'estate è anche volato a Dubai. Sì. Sì, perché diciamo che d'accordo con Ivan, che è un amico, e con Ivo, che è l'altra persona che ha aiutato la divulgazione di questo metodo, diciamo sul mio suggerimento abbiamo deciso di cominciare ad andare anche all'estero, perché a parte il discorso dell'immagrimento, per me il dimagrimento nel metodo Zangirolami è un sottoprodotto, o meglio, sicuramente il metodo Zangirolami permette di ottenere dei risultati stabili nel tempo a livello di peso, però la cosa più importante è che il metodo Zangirolami guarda al benessere, alla salute, tant'è che il metodo Zangirolami oggi è sotto la lente di ingrandimento da parte di diversi istituti ospedalieri per quello che riguarda l'approccio nei confronti del diabete. Perché? Perché comunque Ivan con questo metodo è riuscito a dare dei grossi miglioramenti a persone affette dal diabete, sia di tipo 2 che di tipo 1. Ci sono addirittura persone che affette dal diabete di tipo 2, quindi che voglio dire giornalmente prendevano una pastiglia di metformina, sono riusciti, seguendo questo metodo, a togliere la pastiglia. Che detta così, voglio dire, sembra una stupidaggine, ma per chi soffre di diabete è un grandissimo risultato. Io personalmente, su una persona che conosciamo entrambi e che spesso è ospite di Telecolor, di Medicina Amica e così via, è diabetico, glicemia con la metformina su certi valori, parliamo di 160-180, è arrivato ad avere 96, seguendo il metodo Zangirolami. Questo per dire cosa? Che sicuramente, voglio dire, la medicina ha una grande importanza per quello che riguarda la salute di noi esseri umani, ma tante volte correggendo alcuni errori che noi facciamo regolarmente, soprattutto dal punto di vista alimentare, riusciamo comunque a correggere valori che tante volte forse è più facile correggere con delle pastiglie. Però ricordiamoci sempre che qualsiasi medicinale ha comunque degli effetti collaterali. Cioè, nel senso che, e non pochi. Ma allora, io dico sempre che se uno dovesse prendersi il disturbo di leggere il classico bugiardino di una semplice aspirina, prende la scatola e la lancia fuori dalla finestra, perché comunque praticamente ci sono tutte le casistiche, compreso il caso di morte, cioè guarda che prendendo l'aspirina potresti anche morire. A livello di casistica succede, cioè voglio dire. Quindi io poi che sono un
come dire, un naturalista, nel senso che l'aspirina per me è già medicina avanzata, ecco, io oltre l'aspirina difficilmente vado. E vedo che comunque curando l'alimentazione, curando la propria persona, volendosi un attimo di bene, diventa anche difficile ammalarsi, perché comunque la malattia, anche questa volta uso lo stesso termine, è un sottoprodotto di una condotta di vita magari non proprio sano o regolare. Questo per dire cosa? Il metodo Don Gerolami è quanto di più semplice ci sia a livello di regime alimentare da seguire, in quanto diversamente da altri regimi non toglie nessun tipo di alimento, cioè nel senso nel metodo Don Gerolami tutti i giorni è previsto la cioccolata, il pezzo di cioccolata. La mattina quando si fa colazione uno può decidere se mangiare le fette biscottate con la marmellata o con la Nutella o col prosciutto se preferisce il salato. Si mangia tanto, tant'è che io ho visto diverse persone arrivare dopo il primo mese, perché comunque si parte e dopo 3 settimane si fanno i primi controlli. Gente arrivare dopo 3 settimane e dice, ma i ragazzi non ce la faccio, cioè mangio troppo. Mangiando troppo arrivano e hanno perso dei chili e si sentono meglio. Quindi diciamo che il titolo del libro, che può sembrare provocatorio, non lo è assolutamente. Il metodo Don Gerolami si basa su una cosa, voglio dire, su dei meccanismi che tutti conosciamo, che è il ciclo metabolico, ma lo ottimizza, cioè nel senso che ovviamente tutti noi abbiamo il metabolismo, ovviamente, però non lo sfruttiamo nel modo adeguato, nel senso che tante persone a livello alimentare sono un po' disordinate. Poi diamo la scusa al lavoro, sono fuori casa, lo stress, ma sai, questo o quell'altro, sono fondamentalmente delle scuse. La maggior parte di noi fa questa vita, quindi... Ma allora, io penso che alla mattina tutti ci svegliamo da qualche parte, cioè possibilmente a casa, quindi voglio dire, la scusa è dire, io alla mattina non riesco a fare colazione, non ho fame. Vabbè, allora, qualsiasi medico dice l'errore più grosso che si possa fare la mattina è non fare colazione. È saltare la colazione. Tant'è che noi italiani siamo gli unici che facciamo colazione al bar con un caffè tutto vero. Il resto del mondo perde un'ora a tavola e mangiano di tutto, voglio dire, perché se andiamo nei paesi anglosassoni la mattina è uova, e pancetta, e pomodori, e funghi, cioè basta andare in Inghilterra non c'è un'altra, o in Germania, cioè uno si spaventa di quello che mangiano la mattina. Poi, quindi, voglio dire, la mattina è solo una questione di riprendere le abitudini o comunque di abituarsi a mangiare in un certo modo. Questo perché io faccio sempre i paragoni che possono sembrare stupidi, ma tutti capiscono, sono molto comprensibili. Il nostro stomaco e il nostro corpo è come una stufa. Il nostro metabolismo è praticamente l'energia o comunque che viene sviluppata dal nostro corpo. È chiaro che se io la mattina, dopo, nella migliore delle ipotesi, 12 ore che non mangio più niente, butto giù un caffettino e poi tiro l'una, è chiaro che il mio metabolismo, su quale meccanismo comincia a ragionare? Non mi danno da mangiare, devo rallentare, cioè in un qualche modo. E non pensiamo che in automatico si va a prelevare la scorta di grasso che ognuno di noi da qualche parte ha. Cioè non è una cosa così immediata, cioè non è che siamo delle macchine che inserisci un dato e via che si parte. Quindi sicuramente il primo risultato che c'è nel non far colazione la mattina è che il metabolismo si mette a sedere, ma è già seduto perché da 12 ore non lo alimentiamo. Il metodo Don Gerolami invece la mattina cosa prevede? Prevede che si parta con un caffè, che comunque il caffè in un qualche modo va ad accelerare il battito cardiaco, perché comunque va in un qualche modo a movimentare quella che è la situazione del nostro corpo. 5 minuti, e se dico 5 perché sono 5, 5 minuti di movimento fisico, quindi voglio dire una corsetta, io dico sempre, è chiaro che se uno abita in centro Milano dice non è che posso scendere in strada la mattina a meno 5 andare a correre, io lo faccio, voglio dire, potrò fare anche gli altri, però senza andare a pretendere che le persone diventino dei super uomini o delle super donne, 5 minuti di attività fisica appunto a livello aerobico, quindi anche se corre sul posto, la ciclette, voglio dire, un po' di ginnastica a livello di corpo, quindi flessioni con le braccia, 10 addominali, cioè vuol dire il minimo sindacale giusto per attivare il metabolismo. Quindi il caffè attiva il metabolismo. E poi mi metto a sedere. Mangio 5, 6, 7, 8, 9, 10 fette biscottate. Io ho incontrato un signore a Trento che lui diceva tutte le mattine mangio un pacco intero di fette biscottate. Con la marmellata, ah, però, con mezzo vasetto di marmellata, ed è dimagrito fino ad oggi 20 kg. In quanto tempo? In 6 mesi, 6-7 mesi. Quindi
Ecco, quindi la mattina si fa colazione, a metà mattina obbligatorio, non se ho voglia, si fa merenda, ma merenda un panino con la bresaola, col prosciutto, o comunque voglio dire, si può integrare, cioè non ci sono indicazioni alimentari restrittive. La prima domanda che viene fatta quando qualcuno si mette a sedere davanti al dottor D'Angerolimi è: a lei cosa piace mangiare? Cioè, capiamoci, non è che no, questo no, questo no, questo no. Quindi diciamo che uno che magari segue una dieta un pochino più salutare, che non vuole mangiare glutine o che ha delle particolari indicazioni, che magari è vegetariano proprio come te, no? Noi abbiamo dei pazienti che Fabrizio. Sono vegetariani. Quindi non quindi c'è assolutamente non problema. C'è limite se seguo la dieta dei gruppi sanguigni o la dieta... Allora, qua, allora, innanzitutto io dico sempre che chi si approccia verso un percorso alimentare volto a stare meglio, perché comunque se ho 2 kg in più ma sto bene, va bene così. Se devo essere peso forma con il 3% di massa grassa, ma però voglio dire, mangerei anche i tavoli, sono nervoso da impazzire, divento un sociopatico, forse magari che metto su 2 kg in più, ma ecco. Quindi io dico sempre il benessere. Io il refrain che uso sempre, io dico usate il buon senso, ecco, perché poi voglio dire... È chiaro che l'atleta professionista ha degli obiettivi, la persona normale voglio dire, credo di no. Quindi voglio dire, questo metodo è per tutti, perché comunque l'altro giorno a Milano ho incontrato una carissima signora di 81 anni e lei parte a fare questo metodo. Però quando si parla di regime alimentare, non di dieta, io dico sempre che, non forse l'errore, chiamiamola la svista che fanno tante altre filosofie, discipline, percorsi alimentari, è quello secondo me di volerci raggruppare. Allora, siamo in 7 miliardi e penso che sia quasi impossibile, forse c'è qualche possibilità, uno su qualche miliardo, che ci siano dei codici genetici identici. Quindi siamo in 7 miliardi, ognuno con il suo codice genetico, non c'è un essere umano uguale all'altro. Allora, se facciamo la dieta che i biondi devono mangiare questo, i mori questi e quelli con i capelli rossi, non funziona proprio così. Cioè, nel senso che il metodo D'Angerolimi si basa innanzitutto su una disamina della persona. Quindi esami a livello ematico ad personam, il medico guarda gli esami, guarda i valori, il colesterolo, guarda tutta una serie di valori e su quelli si comincia a fare certi ragionamenti. Indipendentemente dal gruppo, dalla provenienza, dalla razza o dall'etnia o dal credo religioso. Cioè la persona è quella a livello medico, perché qua stiamo parlando di un percorso che comunque è medico, non è un percorso... Sì, che poi tra le altre cose ci sono 3 tappe, no? Durante... Ci sono varie tappe, diciamo, percorso, ma fondamentalmente... dove vengono fatti dei follow up con degli esami ematici. Allora, è chiaro che dipende da quanto deve perdere la persona, perché tante volte viene la persona, l'altro giorno a Milano ho incontrato una persona e dice ma io devo perdere i 6-7 kg, quindi è chiaro che un discorso è perdere i 6-7 kg, però ci sono persone che hanno perso 40 kg, lì è un altro discorso. Sì, no, ci sono... Quindi c'è un follow up che è continuo e ci sono dei controlli periodici, quindi ogni 3 settimane, poi compatibilmente con... gli impegni che ha la persona, si fanno questi controlli e si va a valutare quali sono i progressi che si sono ottenuti, anche perché dobbiamo ricordarci una cosa, il metabolismo, proprio perché noi, nonostante si dica che l'essere umano è la macchina perfetta, noi siamo tutto tranne che una macchina, il metabolismo cambia in base all'alimentazione, cambia in base all'età, cambia in base a tanti fattori, quindi è chiaro che perché tanta gente seguendo un certo regime alimentare perde i 20 kg e nel giro di 2-3 anni ne mette su 25? Ma perché io posso raggiungere dei risultati mangiando in un certo modo, sicuramente non privandomi del cibo, perché questo io lo chiamo il fatal error, saltare i pasti o patire la fame non è sicuramente il metodo più indicato per poter dimagrire, ma il problema è che nel tempo tanti regimi alimentari falliscono perché la persona torna a riprendere il peso che aveva perso e quindi ha questo effetto fisarmonica, tant'è che spesso quando incontriamo le persone che vengono appunto negli studi a Milano o a Trento o a Bolzano. Fabrizio, scusami se ti interrompo, questa è la storia, per esempio, è stata una storia di copertina perché alcuni casi sono stati anche pubblicati sul giornale. No. Questa per esempio è Bruna Giosele di Trento che prima del metodo pesava 90 kg e dopo il metodo, cioè adesso non so se ha fatto 3 o 6 mesi, ha perso 30 kg. Sì. Cioè ha cambiato completamente fisionomia. No, ma la cosa da puntualizzare è che tutte le persone che hanno deciso di metterci la faccia, anche l'altro giorno a Milano è venuto un signore che
ha cominciato a seguire il metodo Dan Gerolami perché la moglie gli ha lanciato una sfida, gli ha detto tu non scenderai mai sotto i 100 kg. Lui ha detto vabbè, scommettiamo. Lui le aveva già provate, ne aveva provate tante, e col metodo Dan Gerolami in breve tempo è arrivato a 99 kg. Poi, e chiaro, pesava quanto? No, era 107-108 kg, aveva diciamo quei 10 kg. Poi ovviamente è chiaro che il dottor Dan Gerolami, che di base è un cultore della forma fisica, cioè il dottor Ivan Dan Gerolami è una persona di base, anche un preparatore atletico, quindi lui prepara anche i bodybuilder piuttosto che gli sportivi. Quindi è chiaro che lui dice guarda, tu adesso hai raggiunto il tuo risultato, se vuoi possiamo continuare cambiando ovviamente, perché se io voglio gli addominali a tartaruga, allora io sono normale, vuol dire magro, ecco, non è che abbia particolari problemi. Io non ho gli addominali, cioè probabilmente non mia madre non... Sì, che però fai un po' di... Io faccio attività fisica, con bicicletta, diversi chilometri, no? Sì, no, ma io faccio tutto, però il mio problema è che io cado sul carboidrato, cioè nel senso che il metodo Dan Gerolami appunto prevede di alimentare il nostro metabolismo in un certo modo, seguendo il ciclo del metabolismo e seguendo il ciclo dell'insulina. Quindi è risaputo, è noto, è medico ed è scientifico che l'insulina dalle 4 di pomeriggio in avanti si ferma. Quindi è chiaro che se io a quel punto lì, alla sera, comincio a mangiare dei carboidrati, raggiungo dei picchi di insulina che mi fanno tornare la fame, ho l'assorbimento dei grassi che è più elevato rispetto al giorno, quindi io mangio la pasta la sera, quella lì mi va tutta in grasso, mi va tutta in accumulo. Quindi il metodo Dan Gerolami, che ripeto, non vieta nessun tipo di alimenti, ci sono anche i dolci, c'è anche la pizza. Dopo l'inizio percorso, quindi quando si sono persi i primi chili, c'è anche la serata della follia, cioè nel senso c'è un giorno a settimana dove uno può mangiare quello che vuole nel quantitativo che vuole. Però diciamo che se già durante il giorno ti puoi mangiare quello che vuoi... Ma allora, più che mangiare quello che voglio, io devo mangiare i carboidrati, perché i carboidrati sono importanti per il nostro metabolismo. Il carboidrato è la benzina del nostro metabolismo fino a un certo orario. Se io mi privo dei carboidrati, il metabolismo si mette a sedere. L'esempio che io faccio sempre, se prendiamo uno sportivo a livello amatoriale, ma a livello amatoriale spinto, cioè gli amatori dei ciclisti, quando si parla di ciclismo a livello amatoriale, allora il ciclista amatoriale è un professionista a tutti gli effetti, nel senso che fa 40 gare all'anno, ha un'alimentazione e si tiene dietro. Se noi andiamo a fare il computo delle calorie, ad esempio io fino adesso non ho parlato di calorie, ma il metodo Dan Gerolami le calorie non le prende neanche in considerazione. Se facciamo il computo delle calorie consumate da uno sportivo, in una settimana brucia 22-23 mila calorie, ma non le mangia, perché se uno si mette a sedere un attimo, fa due conti, in base alle calorie non le mangia. La logica sarebbe, brucio 22 mila calorie, ne ingurgito 17-18 mila e argò dimagrisco. Non è così. L'esempio classico, tra l'altro questi due signori sono marito e moglie, hanno rilasciato un'intervista che è uscita su un giornale, lui patito di ciclismo, quest'estate sono andati in vacanza, lui si è preso dietro la bici, allora lui mediamente faceva 120 km al giorno, la moglie faceva 120 ore in spiaggia sul lettino e non si muoveva da lì. Il sogno di tutti, sta fermi di me. Il suo percorso era camera d'albergo, lettino, lettino, ristorante, ristorante, lettino e via così. Alla fine del mese di vacanza la signora era dimagrita 4 kg o 5 kg, il marito 2 kg, il marito stava andando giù di testa, diceva ma com'è possibile? È possibilissimo, cioè nel senso che un'altra cosa che il metodo Dan Gerolami sostiene, ma è dimostrato, è che lo sport a certi livelli non aiuta a dimagrire, perché ovviamente il nostro corpo quando io lo sollecito vado ad attivare una certa funzionalità a livello muscolare. Cioè non è che il nostro corpo ha un serbatoio tipo la cisterna di un camion che dice bruciamo intanto ce n'è. Se io brucio tante calorie il mio corpo in qualche modo dice cominciamo un attimino a contenere il dispendio di energia o se no il fisico mi va in esaurimento. Ed è il famoso catabolismo. Quindi io fino a un certo livello indicativamente sono i 15-20 minuti di attività aerobica. Quindi la corsettina va bene, 15 minuti, 20 minuti, oltre supero una soglia che torno indietro praticamente, quindi non mi aiuta più a dimagrire. Tant'è che gli sportivi che affrontano il metodo Dan Gerolami, gli viene chiesto, gli viene caldeggiato all'inizio almeno del percorso di ridurre l'attività fisica, perché l'attività fisica non le aiuterebbe nel dimagrire. Quindi il dottor Dan Gerolami è stato molto intelligente in quanto lui è uno sportivo.
E poi, tra le altre cose, non l'abbiamo detto, lui ha lavorato in scienze motorie all'Università di Verona. Esattamente. E ha avuto l'intuizione di studiare il metabolismo di quelle persone che non ingrassano mai. È da qui che è partito la sua ricerca, no? All'inizio. Allora, lui diciamo che da ragazzo era abbondantello, cioè nel senso che tendeva ad avere qualche chilo in più. E questa cosa ovviamente non gli piaceva molto. Quindi lui si è messo, ma ha studiato, cioè lui ci ha perso veramente le notti a studiare, a viaggiare, a capire, e lui è partito al contrario, dice: inutile che io studio le persone obese, io vado a studiare le persone magre, perché comunque tutti abbiamo quell'amico, spesso anche un po' antipatico, perché ci è antipatico, che gli chiediamo: ma tu cos'è che fai per essere così? Niente, come niente, dai, farai sport? No. Ma però col cibo sta regolato? Assolutamente no. Non bevi? No, io bevo con una spugna. Ma io di i dolci... solito dico sempre un po' sospettosa, sì, dice bugie, secondo me a casa non mangia niente. Sono quelle persone che magari escono una volta alla settimana, si abbuffano e a casa invece non è così. Allora, innanzitutto quelle persone lì, diciamo che a livello mentale sono le persone serene, perché comunque io dico sempre che l'incubo della bilancia è un incubo che attanaglia tante persone. Io, per non saperne leggere né scrivere, quando a suo tempo ho perso i 45 kg, arrivato dove sono arrivato, ho preso la bilancia e l'ho lanciato giù dalla finestra e non l'ho mai più comprata, cioè nel senso che io, nel momento in cui uno comincia a dialogare col proprio corpo, quindi comincia ad ascoltare il proprio corpo, se mette su 2 kg, quando tira la cintura, quando mette su il paio di jeans, se ne accorge immediatamente. Quindi non c'è bisogno di dilagare, di cambiare 2 taglie di pantaloni o di non riuscire più a entrare nell'abito dell'anno prima per capire che forse si sta ingrassando. Basta guardarsi in viso, basta guardarsi il ventre a regola. E quindi io dico, da lì uno si deve cercare di autoregolare. Quindi io dico sempre che già il concetto di dieta è un concetto che a me piace poco, perché dà l'idea della miseria, della restrizione, della carestia. Quindi parliamo intanto di educazione alimentare, parliamo di un percorso che metta ordine alla nostra alimentazione e che ci faccia mangiare quando il nostro corpo ha bisogno di energia e che ci faccia magari mangiare, perché comunque il metodo San Geronimo alla sera prevede la cena. E per un uomo parliamo di 4 etti di proteine, quindi 4 etti di carne o di pesce. Allora, detta così, ma uno poi li deve vedere nel piatto cosa sono 4 etti. Dopo che tu, durante il giorno, ha mangiato altre 4 volte i carboidrati alla mattina, a mezzogiorno, il merendino a metà mattina, il merendino a metà pomeriggio, cioè uno arriva a sera che... Il concetto però è molto semplice: se io faccio tutto il giorno di privazione, bevendo caffè, mangiando il tramezzino al volo al bar, privandomi di tutto, è chiaro che io la sera arrivo a casa, mi rilasso, partono le endorfine, che è l'ormone del piacere, così, e comincio a depredare la dispensa di casa, cioè tutto ciò che è commestibile, effetto spirapo, mi sono rilassato. È vero. È vero, ma è vero perché il nostro corpo chiama, cioè a parte la serenità mentale di dire sono a casa mia in pantofola davanti alla televisione, adesso mi rilasso. Il problema è chiaro che il nostro corpo chiama, perché dice: ragazzo, se è dalla sera precedente che non mi dai da mangiare, adesso bisogna che qualcosa butti dentro. E purtroppo a casa abbiamo tutto tranne quello che fa bene, quindi rubiamo anche i biscotti ai figli pur di no, ma guarda, sono scaduti, e ci mangiamo tutti i biscotti al cioccolato. Ecco, questo non bisogna farlo. Allora, io ho provato, se uno mangia durante il giorno i carboidrati in quantità, perché voglio dire, mangiamo pure le fette biscottate, 5, 6, 7, 8 fette biscottate al mattino, facciamo il merendino al mattino col mio panino, col prosciutto, col formaggio, se uno è vegetariano, col formaggio, con quello che vuole, mangia un etto di pasta a mezzogiorno, condita con tutto quello che gli vai dietro, a metà pomeriggio fai merenda, ti voglio vedere alla sera, se ti metto lì un piatto di spaghetti, dici no, ascolta, basta, cioè, dammi qualcos'altro, perché comunque la logica di tutti è, no, ho già mangiato la pasta a mezzogiorno, la sera mangio la bistecca, mangio il pesce, mangio qualcos'altro. Quindi è anche una questione psicologica che noi dimentichiamo sempre, ma per dimagrire bisogna essere sereni, bisogna essere felici di quello che si fa e non bisogna essere nervosi. È verissimo. L'equilibrio, tant'è che, come c'è scritto nel libro, ma come c'è scritto nei Depliant, noi abbiamo anche uno psicoterapeuta, volendo, che segue i pazienti proprio in questo percorso, in questo cammino, perché il benessere non è mai dato da un singolo elemento, ma è dato da tanti elementi. Quindi il metodo San Geronimo, diciamo che cerca in un qualche modo di soddisfare tutte quelle che sono le aspettative, le esigenze della persona, che o per l'età, o perché comunque, voglio dire, io ho visto l'altro giorno a Milano le persone che dicono un po' l'età, ma sto facendo fatica a camminare, faccio fatica a fare le scale. Quindi
Allora, finché si è giovani tutti i santi aiutano, voglio dire, ma quando si arriva a 50-60 anni. E che si è ancora giovani, Ma oddio, anche qua adesso parliamone, apro No, chiudo una beh, a parentesi. 50-60 anni, con la speranza di arrivare magari agli Allora, 80 Nicole, io ho anni, però 50 bisogna. anni, però quelli che mi dicono, ah, io adesso vado meglio adesso quando avevo 20, allora o a 20 anni erano su una carrozzella o se no non è assolutamente vero. A 50 anni è 50 anni, certe cose non riesci più a farle. Cioè, fai il viaggio in macchina di 3-4 ore e te lo senti tutto il giorno dopo. Io, a 20 anni io facevo 1800 km in un giorno e alla sera andavo a correre per 40 km. A 50 anni sei un uomo di 50 anni, se non hai fatto niente fino a 50 anni magari il tuo fisico, però a 50 anni sono 50 anni, 60 sono 60, la macchina si consuma, quindi si fa fatica a fare tante cose. Io perlomeno sono onesto, vado peggio adesso di quando avevo 25 e Ah, quindi. ma anch'io, Io sono una che alle 9 sono già a letto, No, ma però adesso a quindi. parte quello, però voglio dire l'energia si può avere a tutte le età, l'importante è volersi bene e ascoltare e mangiare nel modo corretto, perché io dico sempre che tutto quello che noi ingeriamo è poi il risultato del nostro benessere o del nostro malessere. Poi ne abbiamo parlato tante volte anche su altri argomenti, su altre cose, che tutto entra dalla bocca, ma deve entrare poi giusto, nell'ordine giusto, diversamente poi paghiamo le conseguenze. Ecco, tra le altre cose, lo approfondiremo poi meglio nella seconda parte, ci sono, come già detto all'inizio, degli studi che sono stati fatti, che si stanno facendo Certo. per quanto riguarda il diabete, perché Assolutamente sì. va bene perdere peso, ma comunque c'è anche l'aspetto quello della salute, no? E si hanno degli ottimi risultati con anche i problemi con la glicemia, con Assolutamente. l'incolesterolo, con i Ma anche trigliceridi. con la menopausa, cioè nel senso che la Con sindrome la sindrome metabolica, metabolica della menopausa si riesce comunque ad aiutare tantissimo con il metodo D'Angelo Alami. Quindi voglio dire, è per questo che chiamarlo a dieta, per me ritengo che sia riduttivo, perché l'obiettivo del metodo D'Angelo Alami non è quello di far dimagrire le persone. Ripeto, io lo considero un sottoprodotto, perché io porto sempre l'esempio della persona, del dottore che conosciamo entrambi. Lui, che è stato lui, voglio dire che in un qualche modo mi ha permesso di scoprire il metodo D'Angelo Alami, che ha creato questa sinergia. Lui quando ha visto la pubblicità è andato a incontrare il dottor D'Angelo Alami non per dimagrire, ma per il problema legato al diabete, perché quello era il suo problema. Poi il sottoprodotto è stato che in 3 mesi è dimagrito 12 kg, ma lui non è che non volesse, è chiaro che trovandosi con 12 kg in meno è felice e contento perché comunque ha acquistato un'energia che prima non aveva, però è stata una conseguenza. Lui è Certo, anche il problema dell'energia è che quando si fa la fame per dimagrire si ha l'energia che è sotto le scarpe, no? Ma Si ha molta l'energia, ma soprattutto difficoltà. l'energia a livello psicologico, perché quando io alla fine devo mangiare 3 foglie di insalata scondite e una galletta di riso, ci cioè passa la voglia a chiunque di vivere, cioè pensi a tutto tranne che allo star bene o all'essere contento. Qua invece voglio dire, ripeto, si mangia la cioccolata, si mangiano i dolci, si mangia la pizza, si mangia la pasta, si mangia la carne, si mangia il pesce, quindi non c'è un alimento che venga negato. È chiaro che voglio dire, anche gli alcolici, sappiamo tutti che gli alcolici, voglio dire, a parte avere un apporto calorico importante, proprio bene non è che fanno. Quindi anche gli alcolici, con moderazione, voglio dire, cioè bisogna cercare di limitarli. Poi è chiaro che una volta che si è raggiunto l'obiettivo, il percorso diventa quello di mantenimento, ma il percorso di mantenimento prevede, ma penso che sia nella vita di tutti quanti, 2 sere alla settimana non faccio caso a quello che mangio, o due giorni, meglio, non 2 sere, 2 giorni alla settimana. Più di quel tanto non faccio caso a quello che mangio, ma gli altri giorni cerco di starci dietro. Io credo che una persona, un normo peso, si autoregoli, cioè non è che uno tutti i giorni mangia tutto quello che vede o passa davanti alla pasticceria come potrei essere io, cioè ti dai delle regole, cioè nel senso va bene i dolci, però quando ti sei mangiato una Ah, crosta. però se questo è il risultato, No, anch'io capito? No, ma il risultato cioè, però. vado tutti i giorni in pasticceria. Perché Sì, no, però dico, se uno tutti i giorni mangia 1 chilo di pasticcini, è chiaro che poi, vabbè, a parte prendere peso, tu perché i sei così problemi sono. proprio? No, io No. sì, no, io sono peggio. Però è chiaro che arrivato a 50 anni cerchi di, no, con calma, ho già mangiato una crostata ieri sera da solo, oggi vedo un attimino di mangiarne solo metà. Ecco, cioè ci regoliamo nel cibo, voglio dire, la persona matura, intelligente. Veniamo alla domanda iniziale. Sei stato a Dubai quest'estate, perché anche lì state portando questo metodo, in Sono quanto andato a io non lo Dubai per il sapevo fresco questo, soprattutto. immagino, a Esatto. 50 gradi all'ombra, perché
perché anche lì c'è un grosso problema, una patologia che affligge una grandissima percentuale della popolazione, stiamo parlando del 50%, ancora allora, più dell'Italia, dove se non ricordo male noi siamo intorno al 20-25%, l'obesità e il diabete. Allora io... Per fortuna, io non lo sapevo questa cosa. No, io per fortuna da 25 anni viaggio il mondo. E questa è, diciamo, la mia grande ricchezza è quella. E come abbiamo parlato tante volte, io per 4 anni ho vissuto in Libia. Poi purtroppo è andata come tutti sappiamo. Il problema delle popolazioni arabe è un problema abbastanza diffuso dovuto a tradizioni, voglio dire, secolari che si tramandano. Quindi è di mantenere la linea di sangue... in determinate zone o città, vuol dire, ma lo stesso problema c'era in Libia, succede abbastanza sovente che ci si sposi tra consanguini, quindi tra cugini magari di secondo o di terzo grado. Questo spesso porta comunque ad avere il diabete. In Libia il problema era identico, anche in Libia una percentuale elevatissima di persone soffriva del diabete. Il metodo di San Gerolimo adesso, come dicevo prima, è appunto sotto lente di ingrandimento perché già in Italia tante... e istituzioni a livello medico hanno visto i risultati, cioè qua non sono chiacchiere, sono risultati scientificamente provati con delle casistiche ben precise. Ovviamente io, avendo delle aderenze, avendo dei contatti da tantissimo tempo, degli amici nel mondo arabo, quest'estate sono andato giù a Dubai appunto per affrontare con dei medici locali questo discorso, perché Dubai, voglio dire, consideriamo che obesità e diabete sono veramente un problema molto serio, tant'è che, come dicevamo prima, il Ministero della Salute di Dubai ha lanciato un'iniziativa dove tu vieni, ti pesi, per ogni chilo che perdi noi ti diamo dei soldi. Iniziativa che purtroppo là non ha avuto tanto successo perché hanno più soldi che problemi, però ecco, siamo arrivati a questi livelli. Allora io, sull'onda di questa iniziativa, che sembra stupida, sembra una presa in giro, ma se il governo si mette a dire venite, vi diciamo come dimagrire alla Health City di Dubai, c'è il centro per gli obesi, voglio dire, deserto, cioè nel senso che non ci vanno in molti. E sì che c'è il 50% della popolazione che è diabetica. Il benessere frega, perché comunque in Italia se c'è un 20% di persone obese, tanti dicono, lo chiamano benessere, non è proprio così, è che purtroppo si mangia male, si mangia in modo disordinato. Quindi adesso stiamo lanciando appunto anche a Dubai, o comunque nel Golfo Arabo. Siamo proprio i grandi obesi. Ma i grandi obesi, che però purtroppo io vedo che andando in giro se ne vedono sempre di più, e la cosa terrorizzante è che si vedono tanti bambini in sovrappeso. E un bambino in sovrappeso ha comunque, spesso è destinato ad avere una vita da obeso, perché comunque poi gli entra nel DNA, si abitua fin da bambino. Poi purtroppo siamo noi genitori che non siamo forse più capaci come erano, lo sono stati i nostri. Quindi tante volte, pur di far contento il bambino, la merendina, la cioccolatina, se ti compri il gelato, cioè si tende sempre a dare il contentino, e i risultati poi sono quelli lì, che ci si trova ragazzi di 25 anni a 130 kg. Dopo lì è un'avventura, perché ripeto, io sono calato 45 kg, provateci, cioè non è che sia una passeggiata. No. I primi 10 vanno via con il vento, gli altri 35 bisogna prenderli a badilate, con dei sacrifici. Io poi parlo di tanti anni fa, Zangirolami, Ivan è più giovane di me, l'avessi conosciuto prima. Cioè io sono dimagrito a schiaffi, a dieta, a mangiare poco, a fare attività fisica, tribolando come un matto. Poi alla fine ho trovato la mia strada, ho capito anch'io, lui si è inventato un metodo. Io il mio metodo, voglio dire, che grosso modo è un po' come quello di San Gerolami, di giocare sul metabolismo. Io infatti ogni anno e mezzo, poi dipende un attimino, vedo come risponde il mio corpo, cambio completamente alimentazione. Proprio perché quando vedo che il mio corpo si comincia a sedere su, perché poi è chiaro che uno che lavora non è che può tutte le... Ti provi con la cintura, no? Tu? No, me ne accorgo, mi guardo in faccia, poi voglio dire, c'è sempre l'amico che ti vuole bene, ma sei ingrassato, tu gli vuoi molto bene quando te lo dice. Però vuol dire, il metabolismo va comunque sollecitato, perché diversamente, visto che io credo indicativamente tutti noi... Ci sono però dei trucchetti anche all'interno di questo metodo, introducendo alcune cose. Non parlo neanche sotto tortura. No, nel senso che dopo ce le dirai, magari qualche cosina ci farei un breve accenno. No, però soprattutto il discorso è che il metabolismo cambia e noi dobbiamo cercare... Tipo il caffè della mattina, già questo... Il caffè della mattina, intanto lo bevete già voi italiani, il caffè della mattina. Io quindi no. Non è... Vabbè, tu no. No, non lo bevo perché non mi piace il caffè. Allora, intanto Fabrizio, ti ringrazio.
Per noi ovviamente la pubblicità è un momento di svago e di fare battute, ma ci rimettiamo seri in riga e continuiamo a parlare con il dottor Fabrizio Reggiani. Ovviamente stiamo parlando del metodo Zangirolami e stavamo prendendo un po' spunto dalla storia di Renata collegata al cibo. Tutti fanno nella loro vita un po' di dieta, no? Cioè cercano di perdere il peso, di stare attenti, hanno magari un brutto rapporto con la bilancia e anche Renata diceva che lei è una che donna. Mangio bene, sono perennemente a dieta, ma non perdo un etto. Faccio movimento, non perdo un etto e prendo più o meno un chilo all'anno inesorabilmente. No, l'unica cosa che... E tra le altre cose fa diversa attività sportiva, perché diceva tre volte alla settimana... Tre volte alla settimana nuoto quasi un'ora. Va a nuoto. Poi nelle pause pranzo... Nelle magari... pause pranzo faccio un po' di movimento, faccio addominali tutti i giorni. E non dimagrisce. Fa danza terapeuta, quindi fa danza terapeuta. Movimento sì, e non è... quello però spesso dai la consegna, accenni con loro e poi li guardi, lì non c'è tanto movimento, per cui poi molto altro lavoro è sedentario perché tutto il lavoro di colloqui, di ricerche karmiche e spirituali è seduta, quello sì, c'è tanto lavoro anche seduta, però mi impegno. No, però... E non mangia in maniera la cosa, eccessiva, la cosa eh? Che mi ha colpito ed è stata curiosità è che dice... Io vado dal naturopata, gli faccio vedere quello che mangio e mi dice, ah, non c'è niente da cambiare, è tutto perfetto. Su quale base? Cioè, su quale base il naturopata dice che è tutto perfetto? Perché è un po' come andare in officina e dire, la macchina non va bene, se si guardi su 1500 euro. Allora, magari apriamo il cofano e guardiamo cosa. Probabilmente dirà che va tutto bene perché gli avrà dato una sorta di dieta in base magari alle sue problematiche. Certo, allora, il concetto base è che... È il concetto che ho detto all'inizio, non possiamo raccrubare, allora signore biondi, i biondi devono mangiare questo e non mangiare quell'altro. Ognuno di noi è un mondo a sé stante, quindi tutto deve partire da una disamina della persona, ad persona, bisogna capire quali sono i suoi valori glicemici, qual è il suo colesterolo, cioè capire... Persona nei range. Tutto perfetto. Ma non è questione del range, allora attenzione, non è una questione di essere in range, perché il range delle volte è anche ampio. Cioè bisogna capire i valori ematici, se sono tutti bassi non va bene. Non bassi, troppo bassi, nella media, non c'è niente che esce. Però molto probabilmente ci sarà un qualcosa che bisogna andare a sistemare. Quindi per quello che il metodo Zangirolami non parte dal colore dei capelli o dalla provenienza da dove si è nati. Si fanno degli esami del sangue, un medico fa una disamina del paziente e da lì viene steso un piano alimentare e un piano motorio, perché comunque parte fondamentale del metodo Zangirolami è chiamiamola ginnastica, quell'attività fisica che, ripeto, è alla portata di tutti, anche di chi ha 80 anni, perché io credo che i 10 minuti alla mattina li troviamo tutti. Quindi non è che non ci sono sedute massacranti in palestra, un'ora e mezza, 30 minuti di tapirò, assolutamente no. Proprio per il discorso del catabolismo, nel senso che fino a un certo punto l'attività fisica mi va a innescare tutta una serie di reazioni che aiutano il dimagrimento. Oltre entro in una fascia che è quella sportiva, dove da lì si innescono altre reazioni a parte del nostro corpo. Come ripeto, marito e moglie, 120 km al giorno, ha perso 2 kg, la moglie non faceva niente la mattina e sera, ne ha persi 4 o 5. Come mai? E mangiavano le stesse cose, tutti e due seguivano il metodo Zangirolami. Quindi questo cosa significa? In teoria il marito sarebbe dovuto dimagrire molto di più della moglie. Quindi l'attività fisica, il dimagrimento non è direttamente correlato all'attività fisica. Sicuramente l'aiuta, ma entro certi limiti. Quindi nel suo caso leggere cosa mangia e dire ma io non correggerei niente, ma in base a cosa? Allora, andiamo a vedere gli esami ematici. La lista degli esami che vengono prescritti prima di cominciare il metodo e da lì poi si va a capire cosa mangio, cosa non mangio, però voglio dire, prima mi diceva grosso modo cosa mangiava, non vedo il carboidrato a mezzogiorno per esempio, sì, che c'è. No, due yogurt, la no, mela, i cereali che mi porto in studio, tre volte alla settimana mi porto. Allora, il cereale non è il carboidrato, nel senso che il cereale sviluppa un certo tipo di reazione a livello di metabolismo, cioè attenzione. Qua è chiaro che non è che abbiamo mezza giornata e possiamo parlare, quindi bisogna sempre cercare di fare il riassunto. Io parlo di carboidrati, ma di un certo tipo, voglio dire, il cereale, sì, è vero, rientra nella famiglia dei carboidrati, ma i carboidrati per se stesso, dal punto di vista sia glicemico che metabolico, sortiscono un effetto. Il carboidrato, quindi la pasta,
che comunque penso che in Italia non ci voglia tanto a convincere qualcuno a mangiare della pasta, è un'altra cosa. Quante volte la vedi la pasta? No, la mangio, però mangio magari la pasta di grano saraceno, la pasta di farina di avena. Ma quello non se no mi benissimo. Porto la quinoa, mi porto il bulgur, questi sono i cereali che mi porto. Ma magari sono quelle cose che invece non, per lei, per il suo fisico non vanno bene, perché voglio dire, io porto sempre l'esempio di un'amica che è venuta in studio circa un anno fa, devo dimagrire, ho messo su 6 kg, devo dimagrire. Vado a un dietologo, ma uno di quelli che quei nomi che fanno tremare i polsi, cioè che si sentono sui giornali, la rivedo dopo 3-4 mesi, dico allora dietro come va? Sono ingrassata altri 5 kg, mi ha fatto vedere cosa mangiava, tutta verdura, tutta frutta, un panino, una rosellina da 12 grammi, la pasta, una volta alla settimana 40 grammi, cioè quelle robe che... è ingrassata 5 kg. Ascolta, vieni un attimo che vediamo di cambiare. È ingrassata 5 kg, ma perché ha mollato la dieta? E No, seguendo la dieta è ingrassata 5 kg. Molto spesso può capitare comunque che nella prima fase di dieta c'è un aumento anche della massa grassa, sì, magra rispetto alla massa grassa, e quindi c'è un aumento di peso. Questa è una cosa abbastanza normale. Sì, no, quello sicuramente, però il discorso è che nel caso di questa persona, non avendo aver fatto nessun tipo di approfondimento a livello di esami, gli è stato prescritto di mangiare tutto quello che lei, avendo problemi di idroritenzione, e di solito le donne questo problema ce l'hanno, prescrivendogli della verdura e della frutta in quantità, è chiaro che faccio altro che alimentare. Poi è chiaro che non erano 5 kg di massa grassa, erano liquidi. Però è bastato dirgli, ascolta, facciamo così, ricomincia a mangiare la pasta. Lei ha ricominciato a mangiare la pasta regolarmente, ha tolto un po' di insalata, ha tolto un po' di verdura, magicamente dimagrite di 6 kg. Quindi è il concetto del libro. Chi ha detto che per dimagrire non bisogna mangiare? È assolutamente il contrario. Il nostro metabolismo, che è il nostro motore, ha bisogno di benzina. Se non gli diamo benzina, il metabolismo si abbassa. E quindi dopo diventa un cane che si morde la coda. Meno mangio, meno brucio. Meno mangio, meno brucio. Arrivo a un certo punto che con 1000 calorie non dimagrisco. Io ho l'esempio di mia madre. Mia madre era arrivata a 980 calorie e non calava. Perché il metabolismo, vuol dire, il nostro corpo ha comunque l'istinto della conservazione. Quindi se io non gli do da mangiare, per forza di cose, il nostro cervello, il nostro corpo cosa recepisce? C'è carestia, quindi devo risparmiare. Quindi ti mette, quello che dico sempre io, il nostro metabolismo in economy run. Quindi mi mette in marcia economica, devo bruciare il meno possibile. Ed è chiaro che faccio fatica a dimagrire. Quindi il concetto Zangirolami ribalta tutte quelle che sono le concezioni del dover mangiare poco, del dover pesare la roba, del dover stare attenti alle calorie, attenzione a questo, attenzione a quell'altro, ma lega tutto a concetti che tutti conoscono, perché poi alla fine quando si spiega, ah ma sì effettivamente però hai 20 kg in più, quindi dov'è il problema? Il concetto è che purtroppo sono tutte cose che sappiamo, facciamo fatica a metterle in ordine. Io dico sempre che il dottor Zangirolami è stato bravo a prendere il mazzo delle carte che compongono la vita alimentare di noi tutti, l'ha preso, l'ha rimescolato e l'ha messo in ordine, mentre invece noi di solito prendiamo il mazzo, lo lanciamo per aria e poi come viene, viene. Quindi mangiamo a tutte le ore qualsiasi cosa senza dare importanza se questa cosa ci permette di dimagrire o ci fa ingrassare. Ogni tanto ci può stare, ma non è sempre Natale. Quindi bisognerebbe cercare, come cerchiamo comunque di limitare tutto quello che non ci fa bene, cerchiamo anche di mangiare in un certo modo. Ripeto, non tanto cosa mangiamo, ma come lo mangiamo, che penso che sia già un grosso passo avanti rispetto alle diete del serpente, pranzo poco e cena niente. Cioè, qua si mangia 5 volte al giorno in abbondanza, viene chiesto solo di mangiare tutto, ma in una determinata sequenza. Poi è chiaro che se uno dice, ah no, io la sera se alle 8 non mi mangio un etto e mezzo di pasta e mi suicido, capito? Sarà ben difficile, insomma. Beh, allora rimani i tuoi 120 kg e continua a rotolare per le strade del mondo, voglio dire, perché poi a un certo punto io quello che dico sempre serve la motivazione. Serve la motivazione. Cioè, voglio dire, io conosco tante persone che hanno i 20, 30, 40 kg in più e dico, io sto bene così. Non è poi proprio vero, cioè voglio dire, nel senso che tutti vorrebbero avere il fisico di atletico con gli addominali a tartaruga, e che bisogna un attimino mettersi, impegnarsi, qualche piccolo sacrificio bisogna farlo. Chiaro che se sono abituato la sera dopo cena a uscire con gli amici e bermi 6 birre medie,
insomma, forse magari non è che ti faccia proprio bene, a parte il discorso delle 6 birre medie. Insomma, diciamo che potrebbe essere quella settimana, cioè la sera free, delle 6 birre medie. Sì, no, ma allora dopo, rovino tutto quello che è stato fatto. Poi una cosa che dico sempre io, Nicole, è che il benessere non è legato al peso. Allora, vogliamo stare bene, cioè vogliamo poter fare 3 rampe di scale senza arrivare su a essere devastati nel corpo e nella mente. Vogliamo cercare di morire quando il nostro Signore lo deciderà, perché non è che col metodo San Girolami si vive più a lungo, si vive meglio. Allora voglio dire, che siano 50, 60, 80, 100, però vediamo di viverli al meglio, cioè con l'energia, anche perché mangiando in un certo modo la si sente. Adesso io non so se vi è mai capitato di imbroccare la giornata, di dire oggi mi sento, ho quell'energia che monterei in bici, farei il Giro d'Italia in una tappa unica, cioè quei giorni, ecco, quei giorni lì che uno non segue l'alimentazione, involontariamente ha imbroccato una sequenza di alimenti che gli hanno dato quel carico energetico che gli permette di avere, ecco, col metodo San Girolami questa energia noi l'abbiamo sempre, perché comunque accumuliamo l'energia quando è il momento, le bruciamo quando è il momento e ci permette di, sempre quella persona che parlavamo prima e che conosciamo entrambi, 56 anni, con il diabete, cardiopatico anche, ultimamente lui lo dice, io non mi sono mai sentito così bene con così tanta energia, e lui segue il metodo San Girolami. Poi è chiaro che anche lui sabato e la domenica fa qualche fuoripista, ma è normale, lui, ripeto, è dimagrito 12 kg e non voleva dimagrire, è stato un sottoprodotto, ma quello che l'ha entusiasmato e che lo sta spingendo a mangiare molto di più di quello che era abituato è l'energia. Ha ritrovato l'energia, ha ritrovato quel benessere che prima faceva, prima era sempre stanco, faceva fatica, tutto era una fatica, adesso è un'altra persona. Quindi io penso che più che il discorso del dimagrimento, che comunque avviene, perché consideriamo che noi, adesso noi, il dottor San Girolami, io dico noi perché comunque facendo parte dell'equipe e della squadra, abbiamo il 98% di risultati positivi. Ecco, infatti mi piacerebbe parlare dei risultati che sono stati ottenuti, cioè il 98%... Ecco, questo è il dottor San Girolami, sì. Magari uno dice, vede un passato sta foto, ma chi sarà mai? No, questo è Ivan, ma è uscito anche la foto del libro, quindi, cioè, quindi l'avranno sicuramente capito, che i primi risultati hanno evidenziato una riduzione dei valori glicemici su ben l'82% della casistica, così come l'86% delle persone ha presentato una diminuzione dei valori di emoglobina glicata. Esatto. Quindi stiamo parlando di un grossissimo risultato, ma quello che mi piacerebbe capire, in base alle sue, con la sua esperienza, visto che si introducono così tanti carboidrati durante il giorno, no? Come spiega la relazione della diminuzione della glicemia e quindi un miglioramento del diabete? Il concetto è molto semplice. Il metodo San Girolami si basa molto, nella sua complessità, molto semplicemente su due parametri. Non so se avevi portato delle slide o qualcosa. Sì, no, beh, sono slide fondamentalmente poi della brochure che noi abbiamo in studio, però comunque il metodo San Girolami, tanto per far capire alla gente come funziona, si basa fondamentalmente su due principi, il metabolismo e il ciclo dell'insulina. Quindi è chiaro che, io faccio sempre l'esempio della stufa, che è un esempio che tutti capiscono, se io introduco la legna, quando la stufa è già in temperatura e la fiamma è bella alta, è chiaro che brucio qualsiasi tipo di legna, quindi anche se la legna è bagnata, io comunque la brucio, ma se io vado a introdurre nella stufa che è spenta, quindi quando ho il metabolismo che è basso, ho l'insulina che rallenta, è chiaro che ottengo l'effetto contrario, quindi vado a sporcare in qualche modo la stufa, non vado a ottenere il risultato che voglio ottenere. Quindi il discorso del metodo è proprio quello di inserire nel nostro corpo gli alimenti, i carboidrati, in determinati orari, in quantità importanti, ma da un certo orario in avanti, cioè qua funziona un pochino come la scarpetta di Cenerentola, fino alle 4 di pomeriggio, poi voglio dire, è chiaro che non è che spacchiamo l'orologio con l'ascia, sono le 3:30, sono le 4:30, ma quello è l'orario, si possono mangiare i carboidrati, si può seguire un certo tipo di alimentazione. Dalle 4 di pomeriggio in avanti bisogna eliminare tutto ciò che è carboidrato, anche la frutta che contiene comunque gli zuccheri. Bisogna andare sulle proteine, perché le proteine
si sposano bene con il nostro ciclo metabolico serale e con il nostro ciclo dell'insulina, che è quello che ci accompagna nelle ore prima di andare a letto. Quindi se io rispetto queste regole, queste sono le regole di base, poi è chiaro che gli alimenti sono di un certo tipo, le spezie per esempio, ma spezie che noi utilizziamo comunemente a casa, che tutti abbiamo in cucina, vanno utilizzate in un certo modo, perché il pepe, come la curcuma, come il peperoncino, tutti sanno che sono comunque degli acceleratori a livello metabolico, che comunque sviluppano calore, vanno dosati in un certo modo. Poi è chiaro che uno dice, ma io ho problemi di stomaco, ripeto, qua di regole ce ne sono tante, ma ce ne sono poche, nel senso che si adatta all'alimentazione sull'esigenza del paziente. Quindi non c'è una dieta, cioè il libro per esempio, che è il libro che ha scritto Ivan, non è che prendendo il libro uno lo legge, ho capito tutto e adesso dimagrisco. Libro, perché io l'ho letto in alcune parti e... Ecco, no, perché ci sono anche le diete che uno va in edicola, compra il libro, come dimagrire, come perdere 10 kg in 20 giorni, no? Sono come quelle cose, come puoi smettere di fumare se sai come si fa. L'unica cosa che fai, paghi 10-15 euro il libro e poi continui a fumare, ecco, perché comunque alla fine non esiste la scienza che si impara da un libro. Il metodo è un metodo che ha dei capisaldi, ha dei punti cardine, che però viene adattato su quella che è la fisiologia del paziente. Ed è per questo che, ripeto ancora una volta, gli studi medici e i centri di San Gerolami hanno un'autorizzazione sanitaria, quindi non è che sono delle palestre o sono centri con... centri medici. Sono centri medici, quindi qua si parla di medicina, non è che si inventano delle cose campate in aria o la polverina magica, ecco. Quindi c'è dietro un metodo. Poi c'è dietro un metodo di educazione anche a livello motorio, che insegna a fare un certo tipo di attività fisica. Ce la farete vedere qualche volta qua in studio per l'attività? No. No, comunque verrà poi anche Ivan, verrà anche il dottor D'Angirolami nel mese di ottobre, parteciperà a qualche trasmissione, però è chiaro che anche la tabella dell'allenamento, se così si può chiamare, perché 10 minuti, uno che fa magari 2 ore di palestra tutti i giorni, dice di cosa stiamo parlando, 10 minuti non mi scaldo neanche, però chiamiamola la tabella dell'allenamento, viene fatta sulla persona, cioè in base ai valori, in base a quello che la persona deve ottenere, in base a tutto quello che si fa la foto della persona, dopodiché dici, bene, allora nel tuo caso devi fare questo, 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 questo. Cioè, io ho visto tabelle dove Ivan prescriveva di fare 6 addominali, che uno dice, ma scusa, perché non 10? No, 6. E non farne 7, cioè nel senso che per ottenere quel risultato è una cosa scientifica, cioè vuol dire, non è una cosa che si basa sul sentimento o se c'è fuori il sole o se piove. Quindi sembra una banalità, ma ripeto... Quindi se seguo l'app di Laika, tutte queste app che ci sono in internet dove ti dicono, non so, raggiungi il peso forma in 3 minuti, 5 minuti, 7 minuti... No, ma allora... io ho Laika, Sì, no, ma voglio dire, allora, se uno fa, secondo me, una persona che lotta con la bilancia fin dalla nascita o magari dopo l'età giovanile, dove uno può mangiare qualsiasi cosa e non succede niente, poi si sposa, di solito è il matrimonio che ci rovina tutti quanti, no? Perché dopo ci si mette a sedere, ma non esco più come prima, non faccio più le serate, bravo, non è vero, e che si mangia il doppio di quello che si mangiava prima, si consuma la metà e per forza di cose, ma poi si mangia male, perché comunque la sera, ci si vede solo la sera, dai che facciamo un piattino di pasta, il piattino di pasta intanto un etto e mezzo, perché il piattino, uno dice, il piattino saranno 50 grammi, invece sono, voglio dire, ma cosa vuoi buttarla via? Sono queste le abitudini che fregano, ma no, dai, piuttosto che finiamola, buttarla via. Poi adesso, ultimamente, voglio dire, con tutto rispetto, non la puoi neanche più dare al cane, perché mangia meglio il cane che l'essere umano, ormai, no, la pasta asciutta... Diciamo così. Ah no, insomma, io vicino al supermercato dove vado io di solito c'è un supermercato per i cani, c'è più gente dentro dei cani che quella degli esseri umani. Quindi però una volta invece gli avanzi si davano al cane, adesso ti arrestano se dai gli avanzi. Che forse sono più salutari gli avanzi che dai al cane rispetto a... Non lo so, io il cane non l'ho mai avuto, però io non, sinceramente il cane va già grasso se gli do gli avanzi, voglio dire, cioè nel senso che adesso... No, beh, io la mia gli cucino i petti di pollo. Ecco, perfetto. Ma mi ronda, ma sono per me o sono per il cane? Esatto, no, ma vabbè, ma sono buone abitudini, diamo uno schiaffo la fame nel mondo, però voglio dire, il concetto è che... No, perché è allergica, la dermatite allergica. La dermatite allergica e il cane, sì, anche queste sono quelle cose che è meglio che sto zitto. No, dico, nel senso che si prendono su delle abitudini, quindi in buona sostanza il metodo D'Angirolami
è prendere il mazzo delle nostre abitudini alimentari, rimetterlo in ordine come era in origine, perché comunque le buone abitudini noi ci vengono date, poi le perdiamo, diamo la scusa a tante cose, ma la scusa fondamentalmente è che non ci vogliamo bene. E guardiamo il peso, io ripeto, quando uno guarda il peso io dico guarda, non guardare il peso, perché 2 chili in più non ha mai fatto male. Se sei stressato, sociopatico e psicopatico, magari mangia qualcosina di più, mangiati la fetta di torta, ma devi stare bene con te stesso, devi stare bene qua. E il metodo di D'Angelolami sicuramente dal punto di vista alimentare, non togliendo niente, non mette nessuno in crisi. Ecco, io di persone tristi non ne ho viste, io vedo tante persone sorridenti, contente. Infatti vedo lì che vedo meno 40, meno 30, le vedo col sorriso. No, ma sono col sorriso perché queste persone qua hanno speso delle fortune, dei capitali nel cercare di inseguire il sistema. No, perché poi vuol dire, anche qua su Telecolor vuol dire ci sono tanti medici che sono venuti a proporre tanti sistemi. Allora è chiaro che queste persone, dopo che hanno speso migliaia e migliaia di euro nel seguire regimi alimentari, hanno perso i 20 kg, nel giro di 3 anni ne hanno messi su 25, molto contente non lo sono. Poi ecco un discorso che sicuramente è importante, che Ivan, che è una persona, adesso non è che sono qua a elogiarlo, ma sicuramente chi lo conoscerà, perché comunque chi decide di intraprendere il metodo D'Angelolami lo incontra, perché... Quindi in quanto tempo si può raggiungere l'obiettivo? Cioè... Dipende, se uno perde 50 kg serve un certo periodo, però se sono i 10 kg, normalmente i 10-15 kg è un percorso di 6-7 mesi, voglio dire indicativamente. Poi è chiaro che ognuno tante volte si tende anche a rallentare, perché poi dimagrire troppo velocemente non è tanto che uno li recupera, è che non fa bene al nostro corpo. Però diciamo che Ivan, che è una persona sensibilissima e lui crede tantissimo in quello che fa e ci tiene tantissimo, diciamo che poi c'è una linea rossa, nel senso che se uno dopo un anno e mezzo, 2 anni che ha raggiunto il suo peso, prende i 2 chili comunque seguendo il metodo o non sgarrando più di quel tanto, basta una telefonata, ci si rivede, si riaggiustano quelli che sono i parametri. Certo. Quindi qua è un discorso che si rimane insieme per tutta la vita, ma proprio perché il nostro corpo cambia per l'età, per il metabolismo che comunque si siede a un certo punto, segue le nostre abitudini alimentari, quindi ogni tanto bisogna rivedere il piano alimentare, non stravolgendolo, ma andando a integrarlo, aggiungendo un po' di questo, un pizzico di più di questo, un pizzico in meno di questo, e tutto riparte come all'inizio. Ecco, io stavo guardando questo Depli, anche al momento non capivo la tabella, dove c'è la netta dimostrazione che in tutti i casi c'è stata una diminuzione della... Ah, ecco, la regia ce l'ha, la diminuzione della glicemia, no? Cioè anche, per esempio, un paziente da 300 è andato da 200... Uno da 250 è andato a 100, sarà 110, quindi c'è veramente da 250 ancora intorno ai 100 e poi questo qua da 300 a 150. Io presumo che queste persone che abbiano una glicemia, che hanno la glicemia così elevata, abbiano anche patologie. Beh, assolutamente sì. Cioè, a meno che si siano mangiate qualcosa prima di fare gli esami. No, assolutamente. No, ma infatti io il discorso che torno a ripetere, va bene il dimagrire, raggiungere il peso più o meno forma, voglio dire, ma soprattutto ritrovare la salute, perché comunque anche chi ha il diabete di tipo 2, appunto il diabete mellito, che deve comunque prendere una pastiglia, e il discorso è che chi ha il diabete non è che stia bene, cioè non, fisicamente certo. Lo accusi, ecco. Poi vuol dire, ovviamente... E chi è insulino dipendente è chiaro che non è che si può arrivare. Allora diciamo che il metodo D'Angelolami, Ivan è un innovatore e lui sta continuando a studiare, e spesso si reca anche all'estero per cercare di trovare soluzioni nuove. Il suo obiettivo, la sua idea sarebbe quella di poter togliere l'insulina ai diabetici, ma poterla togliere, quindi voglio dire, e lui è convinto di poterci arrivare, perché lui è convinto che sia una questione di base dell'alimentazione. Ma questi discorsi però li abbiamo affrontati anche su altre argomentazioni, l'acidosi, quindi anche l'acidosi, voglio dire, che è una conseguenza di quello che mangio, perché alla fine, voglio dire, quello che mangio è poi il risultato finale di quello che siamo. Quindi se io mangio in un certo modo, mangio male, ho l'acidità del mio corpo che si alza e per forza di cose col tempo
Ti faccio una domanda, comunque l'acidosi è molto legata anche, no, alla carne, a chi mangia carne. Sì. Se io non voglio, sono vegetariana e non voglio mangiare proteine alla sera, sì, proteine animali, si può sostituire con altri alimenti. Quindi è possibile fare un piano alimentare anche ci per ci sono chi... pazienti vegani che seguono il metodo Ah, quindi si può. Non ci sono limitazioni, nel senso che io per primo voglio dire che in un qualche modo ho imparato trucchi nuovi, tra virgolette, perché... No, perché questo è fondamentale, perché ci sono molti che non vogliono... Tutti possono seguire... O per scelta etica, o per scelta anche, non so, di salute, perché dicono la carne a me non fa bene. Io sono vegetariano e in un qualche modo seguo il metodo D'Angirolami, quindi voglio dire, ripeto, oltre agli esami che vengono richiesti, la prima domanda che viene fatta quando ci si mette a sedere col dottore è: cosa ti piace mangiare? Perché è inutile che io ti do da mangiare delle cose che non ti piacciono, perché... La dieta che mi impone di mangiare alimenti che comunque non mi danno soddisfazione. E se uno ti risponde pizza? C'è la pizza. La pizza c'è. Sì, è chiaro che uno non può dire pizza mattina, mezzogiorno e sera, però la pizza c'è. Ripeto, l'altro giorno ero a Milano, ho incontrato Ivan, che lui stava facendo dei colloqui, e dalla sua borsa, perché lui poi mangia ogni 2 ore, lui mangia perché fa tutte le sperimentazioni, spuntava una tavoletta di cioccolata con la scritta, ah però, dice no, mi ha tirato fuori una scheda e dice, guarda, il paziente che è appena uscito, cioccolata. Ma la cioccolata c'è tutti i giorni, è chiaro che i 2 cubetti, il pezzettino, ma perché? Per dare anche soddisfazione. Cioccolato fondente? Quello che vuoi, quello che si vuole. Si può comunque bere il latte, si possono mangiare i formaggi. Qua non viene tolto nulla. Poi è chiaro che andassi io, che io non mangio la carne, è chiaro che dico, guarda, dottore, io la carne non la mangio, perfetto, andiamo a integrare con altri alimenti. Quindi è una dieta molto democratica, che si adatta alle esigenze di ognuno di noi. Bene, quindi chi vive di formaggi, chi ama i formaggi, può andare avanti? Può andare avanti a mangiarli, però è chiaro che poi dobbiamo sempre guardare anche l'aspetto salutistico, che lo riconduciamo poi sempre ai discorsi fatti altre volte sul latte, che i formaggi, voglio dire, normalmente sono fatti di latte vaccino, sì. Poi c'è anche latte di capra e sì, così via. Certo. Però non mi risulta che nessuno di noi sia un discendente, sia un vitello, ecco, quindi il latte è per i vitelli. Per i vitelli. Quindi il latte vaccino e soprattutto, poi l'abbiamo già detto altre volte, siamo l'unica razza animale, perché tali siamo, che continua a bere latte dopo lo svezzamento. Ci sarà un motivo perché quelli che noi chiamiamo animali il latte non lo bevono, invece noi continuiamo a berlo. Forse perché così tanto bene non ci farà. Sa, allora Fabrizio, sii buono, e carta penna in mano, e dici quali sono gli esami che dobbiamo fare, che dobbiamo preparare. Allora, presumo la glicemia, no, ma lì, allora, quando... l'emocromo completo è sufficiente? Allora, lì quando si viene, c'è, voglio dire, ogni centro ha un suo responsabile sanitario, e vengono prescritti tutta una serie di esami, e da lì si parte. Quando si torna con gli esami, si guardano gli esami, si misura, voglio dire, la massa grassa, si misura il peso, si fanno tutte le varie misurazioni e da lì si comincia a fare un certo tipo di ragionamento. Oltretutto poi nei centri di D'Angirolami, ogni centro di D'Angirolami ha la facilità di avere dentro una palestra, proprio perché vengono fatti vedere gli esercizi che uno deve fare. Ah, bello! È chiaro che, voglio dire, non è che uno si deve comprare la palestra, però per far capire al paziente cosa deve fare, perché comunque anche... La parte motoria è importantissima, perché comunque, come mi ha insegnato Ivan, fare gli addominali in un certo modo piuttosto che in un altro sortisce un effetto piuttosto che un altro, ed è importantissimo questo. Quindi viene fatto vedere in questa palestra come bisogna fare l'addominale. Spiegherai come si fanno i 7 addominali. Ma anche lì vedi, anche l'attività fisica. Dai, che sto scherzando. Certo, no, ma dipende anche da quando la si fa, dai risultati, certo, che si vogliono ottenere. Quindi non c'è niente di difficile, è sempre e solo una questione di metodo. Volontà e metodo. Bene, Fabrizio, sei stato molto gentile a condividere con noi questa tua esperienza, questa tua conoscenza del metodo D'Angirolami. Ovviamente avremo ancora poi occasione di parlarne, anche certo, perché probabilmente verrà qui anche... Ma ci rivedremo io e te, poi verrà il dottor D'Angirolami. Che gli chiederemo se porterà il suo zainetto, vedremo cosa ha nello zainetto, perché mettiamo sempre la prova. Allora bisogna fare un po' di posto sul tavolo, perché... Va bene.
Adesso abbiamo qualche minuto di pubblicità, state con noi perché continuiamo a parlare con i nostri ospiti. Avremo poi Renata Righetti, la dottoressa, che ci parla della riabilitazione del Parkinson attraverso il metodo Transmuda e la danza terapia. A tra poco. Ritorniamo nel nostro salottino per salutare gli altri ospiti. Per poter contattare il dottor Fabrizio Reggiani per il metodo Zangirolami, che ci ha incuriosito davvero molto, il sito internet è metodozangirolami.it, dove potete trovare anche tutti i riferimenti per le altre sedi e quant'altro, perché so che voi comunque avete anche la sede a Brescia. Però per Milano lo troviamo in via Burlamacchi 11, Porta Romana, il telefono 02 54 50 652, milano@metodozangirolami.it. Esatto. Anche con te Fabrizio, dai l'ultimo consiglio, condividi con noi qualcosa, cosa possiamo usare in cucina? Abbiamo detto il caffè la mattina accelera il caffè la mattina è quello che dà, ma sì, è quello che ci dà l'energia iniziale, ci mette in condizione di poter attivare il nostro metabolismo, però è importantissimo anche la parte motoria. Ricordiamoci sempre che il metodo Zangirolami si basa su dei punti cardine e non sono disgiungibili, quindi l'attività motoria va a seguire il caffè, dopodiché ci si mette a sedere e parte la giornata facendo colazione. Ma io vi sembro un po' dimagrita dopo l'ultima trasmissione di luglio che abbiamo fatto, sì, ti sembro? Sì, sei dimagrita. Sai cosa ho fatto durante il periodo estivo? Adesso siamo in fase finale, magari c'è qualcuno che è un po' più addormentato, se la dimentica. Era estate, quindi avevo un po' più tempo alla mattina, il bambino non andava all'asilo, quello più grande, allora mettevo il piccolino dentro la vasca da bagno e accendevo il CD con la musica un po' alta, intanto che lui si lavava, cioè stava lì a giocare, io ballavo per 5-10 minuti. Quindi... Un pochino l'ho messo in atto, ho ricominciato a fare la colazione la mattina e è importantissimo. Devo dire che sgarro un po' di più perché ogni tanto per via del lavoro salto i passi, magari la sera... Quello non andrebbe fatto, è chiaro che una tantum, voglio dire, gli errori si possono fare, però è chiaro che bisogna cercare di limitare, perché se ci pensiamo bene, voglio dire, portarci dietro un contenitore con dentro un po' di pasta, scaldare al microonde, ma poi voglio dire... No, microonde no, che ha delle onde che non fanno bene. Però voglio dire... Nel fornetto, noi nel siamo fornetto, il fornetto. Però dico, piuttosto che saltare il pasto, sicuramente è meglio insomma mangiare qualcosa. Poi attenzione, uno che non può portarsi dietro il carboidrato, ci sono anche le barrette, vuol dire ci sono delle ottime barrette sostitutive che comunque possono soddisfare il bisogno di carboidrato a mezzogiorno. No, se uno... Allora, è sempre una questione di motivazione e volontà. Tutti gli ostacoli si superano. Sa, dopo la sigla aspetto le 7 flessioni come si fanno. Perché, insomma, sono molto interessata. Grazie allora dottore Reggiani, ci rivedremo poi anche presto per continuare a parlare di questo metodo.